Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, siamo qua per parlare dell'ultimo svuota la spesa dell'anno che ho fatto qua al Conad, in cui ci sono anche qualcosina proprio per l'ultimo dell'anno, proprio la serata. Ovviamente saremo tra noi perché non si può fare altro. E niente, vi faccio un po' vedere appunto. Il totale della spesa è di 76,26 euro, ma avevo dei buoni pasto, quindi in realtà ho pagato 41 euro alla fine, quindi dai, ce la siamo cavati. Allora, vi faccio subito vedere, iniziamo subito con la bollicina, che è il Maximilian One Blanc de Blancs, questo qui che era in offerta, lo beve prevalentemente il mio compagno. Mi ha detto che non sa se dobbiamo fare ancora un salto. In realtà, perché mi sono dimenticata il biglietto a casa e ho dimenticato due o tre cose che però sono necessarie, tipo come le uova di lompo. Quindi, probabilmente dopo lui andrà e forse si prende un'altra bottiglia di prosecco un po' più buono. Io non è che me ne intenda molto. E ok, poi vi faccio vedere subito i freschi come al solito. Busta di insalata della Bonduelle che è in offerta. Poi ho preso yogurt del Conad alla vaniglia, che sono abbastanza buoni. Poi ho preso le uova. In genere voi vedete che io non prendo mai le uova. Queste qua sono quelle del Conad, sono allevate a terra. Io non le metto mai in frigo, tra l'altro. Non le compro mai perché noi andiamo a prenderle in una cascina qua vicino al nostro paese e quindi le compro sempre lì. Però siccome adesso ci sono le feste, non ci si può spostare, e mille robe, e le ho acquistate qua. Addirittura in pandemia le portavano a domicilio ed era un ottimo prezzo, tipo 30 uova a 5 euro, quindi io le ho sempre acquistate lì, sono andata avanti a acquistarle lì. Poi ho preso un cavolfiore colorato, e ho preso questo qua arancione, che era bello, quindi l'ho preso. Poi ho preso, mi sono tolta uno sfizio e ho preso Easy Pancakes, magari domani mattina li faccio per me e Gaia. Questi qua sono buonissimi. E in realtà non ci vuole niente a fare l'impasto di pancake, lo so, ma sono stata pigra e quindi per una volta te la cameo. Proviamo. Proviamo, dai. Concediamoci qualcosa, visto che già la pandemia toglie tutto. Poi ho preso questi gamberetti qua, non sono tanti, ma siccome con le lenticchie della Degusta Box all'interno c'era una ricettina insieme alle lenticchie con una crema di lenticchie, zenzero e gamberetti, ho deciso di farla domani sera. Poi vi dirò se ne valsa la pena. Bastoncini per la Nani, per la Gaia, della Capitan Findus, era in offerta un ottimo prezzo. Costava tipo, arrivo, ve lo dico perché avevano veramente un ottimo prezzo, 3,59 euro. Esatto. 18 bastoncini. Sì, 3,59 euro. Buoni, cioè, questo non vale comunque di Alfinus. E anche offerta che mangio io, bocconcini merluzzo dalla norvegese della Frosta. Poi yogurt sempre della Vipitieno, però questa volta anche questa in offerta all'ananas. Vi dico la verità, cercavo qualcosa di più goloso, tipo che avesse dentro mele e cannella. Ho trovato settimana scorsa, non ho fatto lo svuoto della spesa perché mentre lo facevo mi ha chiamato mia cugina, ho bloccato il video e è andato in tilt, il telefono me l'ha cancellato e avevo già messo a posto tutto, non mi ricordavo, quindi niente. Però avevo trovato settimana scorsa un buonissimo yogurt con lo strudel, in cui c'è dentro proprio i pezzettini di strudel. Niente. E ve lo farò vedere quando lo prenderò. L'avevo trovato al Lins, ero andata a fare due cose di spesa al Lins. Poi ho preso il burro perché Gaia mi ha chiesto di fare i biscotti della Megle, del Fiore Bavarese. Questi qua che è un'offerta e margarina del Conad, sempre margarina non il burro in realtà. E lo stracchino per Dario. Ci vediamo tra poco perché metto via i freschi intanto. Rieccomi. Allora, poi ho preso le mele, solite mele, poi l'olio che è in offerta anche se non ne avevamo bisogno, però sapete che quando io trovo l'olio in offerta, questo è della Dante, tra l'altro, Terre Antiche, è buono, l'ho preso, costava 2,45 euro, 750 ml, quindi aveva un ottimo prezzo, e
le pere, quattro pere, cosa sono? Pere Williams, che sono un po' più croccanti. Poi, pane bianco, ho preso questo qua che piace tantissimo a mia figlia, che è quello senza crosta. Poi, due confezioni di flauti in offerta, almeno per un po' sul posto. Sciroppo d'acero, perché non può mancare col pancake lo sciroppo d'acero della Fabbri. E questo qua, a proposito, tra l'altro è vegano ed è pan piuma, si chiama. Poi, sempre pane bianco, ho preso quello del Conad, sempre con olio extravergine di oliva. Questo ha la crosta, è pane in cassetta normalissimo. Gallette per Dario di mais. Sono verso natura. Ah, l'unica cosa che manca in questa spesa che ho già messo via è il mezzo metro della Kinder perché c'è Gaia di là per l'epifania per lei. E ci sono tutte le barrette della Kinder. L'ho pagato 2,90 euro, mi pare 2,99 euro. E il mezzo metro almeno si trova qualcosa che gli piace. Poi barrette, le mie solite barrette della Kellogg's. Scusate che c'è. Lui adora stare al centro d'attenzione. Due tipi. Allora, queste qua che sono le solite, quindi sono con il cocco, cacao e anacardi. E queste mandorle, miele e semi. Poi, latte di riso, perché io faccio il purè con questo, non faccio il purè con il latte normale. Sapete che non lo uso, in realtà cercavo latte d'avena del Conad che è abbastanza buono, esce buono il purè, ma non c'era, era terminato, quindi ho trovato questo in offerta, ho preso questo. Poi, lenticchie perché le avevo terminate, ma essendo l'ultimo dell'anno tra l'altro ho trovato soltanto queste, lenticchie italiane cotte al vapore della Valfrutta. Cercavo disperatamente un dolce alla crema e non sono stata in grado di trovarlo dall'inizio del periodo natalizio. Cioè, tutti gli anni ci sono i dolci alla crema, quest'anno che ho voglia di mangiarlo non c'è. Vabbè, mi sono dovuta accontentare, beh, è buonissima comunque, la torta al limone della Mulino Bianco e quindi ho preso questa. Questa è proprio buona. Poi, filetti di sgombro della Rizzoli, scalogno e pappa per i minci. Quattro bustine della Felix al pesce, due salmoni, due al tonno in gratina, quattro invece che sono sempre della Felix, due all'anatra e due all'agnello e scatolette della Sheva, patè al salmone, selvaggina, salmone e due al vitello. E questa qui è la mia spesa, un pochino per l'ultimo dell'anno. Il biglietto l'avevo lasciato a casa stupidamente perché sono uscita, sono venuta in cucina a prendere il biglietto, ci sono stati i gatti che si sono messi in mezzo, mi hanno chiesto da mangiare, mi hanno distratto, quindi ho dimenticato il biglietto e quindi ripeto le ultime cose, proprio 3-4 cose ho dimenticato, ne ho dimenticate tante, andremo a prenderle tra oggi e domani. Basta, quindi ragazzi, per il momento è tutto, questa è l'ultima svuota della spesa dell'anno. Se non ci si vede per video, vi faccio tantissimi auguri di un buon anno nuovo, speriamo che sia migliore di quello passato, che ci concedano un po' più di libertà. E basta, vi aspetto sempre qui sul mio canale. Ciao!